Il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio è un corso multi e interdisciplinare. Multidisciplinare perché dà una formazione di base su diverse discipline scientifiche, fisico-chimiche, biologico-ecologiche, di scienze della terra e su discipline di tipo giuridico ed economico. Interdisciplinare perché forma nello studente la capacità di affrontare i problemi ambientali con un approccio che coniuga insieme le diverse discipline. L'offerta formativa è composta da solo 6 insegnamenti obbligatori nelle materie di base. Gli altri insegnamenti possono essere scelti dallo studente all'interno di un ampio ventaglio di proposte. Quasi tutti gli insegnamenti hanno attività di laboratorio o attività sul campo. Al termine del percorso c'è un lungo periodo di tirocinio, per la preparazione alla tesi presso i nostri laboratori di ricerca o all'esterno presso enti o aziende. Viene anche incentivato, la formazione all'estero attraverso programmi di mobilità come l'Erasmus. L'accesso al corso di laurea magistrale, è libero e prevede solo un colloquio di verifica della preparazione iniziale e vi accedono studenti da diversi corsi di laurea triennali. La formazione data dal corso di laurea magistrale è relativa a problematiche di grande impatto sociale. Per esempio, si studiano gli effetti delle attività antropiche sulla salute umana. Pensate al rischio legato ai contaminanti ambientali. Anche si studia l'impatto di queste attività sull'equilibrio e sulla salute degli ecosistemi, sulle acque superficiali e sotterranee, sull'atmosfera, sul suolo, sul paesaggio, sulle specie vegetali e animali, pensiamo alla problematica della conservazione della biodiversità, sul clima, tema di grande attualità per gli attuali cambiamenti climatici. Lo studente non impara solo ad analizzare e valutare, ma anche può intervenire e gestire, le problematiche ambientali in un'ottica di sostenibilità. Per esempio, si affronta il problema di energie alternative che siano sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico, il problema di processi chimici puliti con un basso impatto sull'ambiente, quello di tecniche per il trattamento dei rifiuti o per la bonifica di siti contaminati. Tutti questi aspetti possono essere poi approfonditi dopo la laurea attraverso master di secondo livello, corsi di specializzazione e il dottorato di ricerca. Dalla formazione della nostra laurea magistrale derivano diversi profili professionali. Il laureato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio è un esperto nell'analisi e nella gestione di risorse ambientali, nella valutazione della qualità dell'ambiente, nella pianificazione di attività, che abbiano un obiettivo di sostenibilità, nella realizzazione di studi di impatto ambientale, nella realizzazione di sistemi di gestione ambientale. Queste capacità possono offrire sbocchi occupazionali in diversi ambiti, nel pubblico e nel privato, nella ricerca, in ambito industriale, in diversi ruoli, tra i quali quelli di esperto di qualità, ambiente e sicurezza, nelle società di consulenza ambientale, nella libera professione attraverso l'iscrizione ad ordini professionali, nella comunicazione ambientale e anche nell'insegnamento. Le indagini occupazionali dell'ultimo anno hanno indicato che i nostri laureati trovano lavoro ad un anno dalla laurea per più dell'80% e per la quasi totalità entro i 3 anni dalla laurea.